E siamo alla rubrica I luoghi e le idee, curata da Edoardo Santelia, che ci porta alla stazione Anton Dorn di Napoli. Vediamo. È un'istituzione scientifica che risale al 1872 ed ospita l'acquario più antico d'Italia, attualmente in fase di ristrutturazione. Si tratta della stazione zoologica Anton Dorn di Napoli, dove abbiamo incontrato Ortensio Zecchino, presidente della Fondazione per la Ricerca Scientifica Biogem. Questa stazione è reduce da fasti ottocenteschi, dagli studi novecenteschi, ed è ancora attiva. È una grande istituzione scientifica, come tutti sanno, fondata da questo straordinario personaggio che è Anton Dorn. Straordinario perché era un grande ricercatore, ma era anche un grande amante della natura e delle arti. Quindi grande modernità di concezione. E certo, insomma, 50 anni fa Snow ha scritto quel saggio sulle due culture per denunziare la separatezza che soprattutto in Occidente regna tra le due culture. L'Oriente da sempre ha conosciuto una maggiore interazione tra scienza, arte. L'Occidente invece ha conosciuto questa separatezza. Cosa sappiamo in più rispetto ai tempi di Darwin del mistero della vita? Beh, passi giganteschi sono stati fatti. Restano due punti problematici e quali? L'inizio della vita. La vita nasce dalla vita, ma la vita da che nasce? E l'altro punto problematico che riguarda questo animale particolare che è l'uomo, il linguaggio. Noi siamo ciò che mangiamo, in che misura ciò è vero? È vero, è vero. Ormai, insomma, la farmaceutica ha esaurito in gran parte la sua potenzialità terapeutica. Ci si rivolge alla natura, cioè agli alimenti, che possono essere insieme occasione di sostentamento, ma anche occasione terapeutica.